Buongiorno signori, oggi parliamo di come i datori di lavoro e i dipendenti devono gestire il rischio biologico portato dal coronavirus e soprattutto la corretta gestione delle assenze. Io sono Mr. Lulz, vuoi diventare anche tu un lavoratore ipervitaminizzato? Beh, che te lo dico a fare, iscriviti al canale, ma adesso bando alle ciance, parliamo di dipendenti e aziende al tempo del coronavirus. Per prima cosa, la responsabilità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro. Quindi, in caso di rischio biologico, è necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi, il DVR, e fornire ai lavoratori sia i dispositivi di protezione personale adeguati, sia disporre pratiche di prevenzione e formazione. Quindi dal curare l'igiene delle superfici, la cornetta del telefono ad esempio, o attendere l'arrivo dei sanitari senza recarsi subito in ospedale, eccetera. La seconda criticità è lo stop alle attività e la gestione delle assenze. Se sarà l'azienda a decidere la chiusura, beh, l'assenza non sarà ovviamente imputabile ai lavoratori che manterranno il diritto alla normale retribuzione. Se invece fossero i lavoratori a decidere di assentarsi per paura del contagio, senza ricorrere ad altri giustificativi idonei, allora perderanno il diritto alla retribuzione e non solo, rischieranno anche un provvedimento disciplinare. Se lo stop poi arrivasse dalle autorità, beh, la mancata prestazione non sarebbe imputabile né all'azienda né tantomeno al lavoratore. In questi casi potrebbe essere possibile per alcune aziende ricorrere alla CIG, la cassa integrazione, mentre per chi è escluso vige il principio dell'impossibilità, che libera le parti dalle reciproche obbligazioni. Inoltre, in caso di assenza per quarantena, né la legge né i contratti collettivi prevedono delle specifiche indicazioni, ma in attesa di chiarimenti eventuali da parte dell'INPS si ritiene che a seguito di certificazione medica idonea, beh, si possono applicare le regole ordinarie della malattia. Bene, signori, io spero che il video possa esservi utile e noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.